Altro, io scatto da quando ho 14 anni, ho sempre cercato di fare qualcosa che tra l'altro trasmettesse emozioni alle persone e tutto questo è nato perché ho iniziato a vedere 5 ore di video al giorno su TikTok e ho trovato questo format che è Street Photography e ho detto cavolo, ma in Francia, dappertutto, Parigi, New York, Londra, dappertutto, cioè ma in Italia mancava proprio questa figura qua, ho detto ok, mi ci butto io. Come se loro scegliessero me. Io non vado da una persona che vuole farsi scattare. Io quelle persone lì non le considero neanche. Io vado proprio dalle persone che quasi scelgono me. Non c'è quasi un'intesa. Ma sono tutte storie interessanti. Non saprei dirti una storia particolare. Però so dirti soltanto che ho incontrato tutte persone fantastiche e che spero davvero che la gente riesca a capire che c'è gente bella in questo mondo. Ok. Sono un fotografo e vado in giro per l'Italia a fare fotografie a persone sconosciute. Ok. Hai un look, mi piace un sacco di capelli. Molte volte mi fermo a parlare con i ragazzi e li provo a fare qualche domanda, ma molte volte, anzi la maggior parte delle volte, fa il 90%, mi rispondono tutti la stessa cosa, che non hanno un sogno, che non hanno voglia, cioè che non sanno cosa fare perché la società di adesso non gli permette di fare niente o magari di avere una vita decente. Ti ringrazio. Farouk, è stato un piacere davvero. Dai, alla prossima. Perché io stesso, prima di iniziare questo progetto, ero un ragazzo come tutti, senza un lavoro, senza niente da fare, con i genitori che ti dicevano non fai niente nella vita, e è diventato un lavoro. E non è il guadagno da TikTok, ma il guadagno magari dalle sponsorizzazioni, e ovviamente arrivano i brand, arrivano... Quindi da lì si guadagnano. Sì, si può vivere molto bene. E non è un gioco, non è divertimento, non è pensare che lavoro sui social, come magari viene considerato da molti, non un lavoro. Anzi, è un lavoro che ti occupa 24 ore su 24 o di più, cioè tutti i giorni. Io esco, cammino 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, mentre c'è gente che sta seduta, io cammino 8 ore al giorno e poi sabato e la domenica lavoro, non esco. Sono un fotografo e vado in giro per Milano a fare fotografie a persone sconosciute. Non posso dire altro che siete due bellissime donne. Volevo chiedervi se... La mia crescita è stata totalmente organica. Io sono cresciuta in 2 mesi di circa 200.000 follower su TikTok perché ho fatto video che sono andati molto virali, tra cui il video delle due signore, che ringrazio ancora perché mi stanno facendo avere una... Tra l'altro devo rincontrarle ancora perché voglio ringraziarle. Mentre su Instagram ho deciso, tramite perché ho letto un articolo clickbait classico, TikTok chiuderei in Europa e ho detto va bene, ok, spostiamoci su Instagram. Ho pubblicato il primo video, ha fatto 1.600.000 di visualizzazioni, tra l'altro video pubblicato prima su TikTok. Ho deciso banalmente di ripostare tutti i video e sono cresciuto di 150.000 tutti da Instagram. Non ho convertito niente da TikTok a Instagram.